E poi dopo, per una puntata, hai partecipato, hai lavorato alla puntata di Nemo, nessuno è escluso, di Rai 2, è venuta fuori quest'idea. E allora partiamo dall'idea di un ragazzo molto giovane, che ha appena 23 anni, di seconda generazione, che trovandosi a Roma, sentendosi, come si dice, lo dice lui, metà banda, metà italiano, è totalmente intorpidata, ha voluto scrivere un film. Prego, il microfono è là. Da dove sei partito? Da quali considerazioni sul territorio dove vivi e sulla tua vita di giovanissimo? Noi siamo partiti dal punto del servizio per poi insomma, raccontare una storia d'amore, quindi cioè, raccontando il conflitto interno che vive, che è quello appunto di non poter fare sesso prima del matrimonio, per poi raccontare tutte le sfaccettature che ci stanno dietro, i problemi che vivono i ragazzi di seconda generazione. Dal precetto religioso della regione in cui è partito, evidentemente. Però questo in tono molto legato alla realtà, quello che conosci, con la tua partecipazione di attori anche importanti, Simone Liberati, Pietro Sermonti, Nella Mancini e tanti altri ragazzi molto giovani, e la coprotagonista che è Livia Contantonelli. Allora, sotto questo aspetto aggiungi qualcosa però sulla storia. Come avete lavorato con Vanessa? A quali toni hai badato? Della realtà, hai un po', come dire, confezionata secondo un certo tipo di ironia, lasciando il dramma in qualche maniera a suo tempo. Come c'è lavorato? La storyline principale è appunto il rapporto tra lui e lei, e poi abbiamo raccontato diversi mondi che sono appunto quello della sua famiglia, dei suoi amici, ma anche dei suoi amici italiani, tra virgolette. E il tono che abbiamo utilizzato appunto era ironico, ma a volte abbiamo utilizzato spesso anche, se vogliamo, il black humor, proprio per sdoganare il fatto di essere politica di Robert. Allora, L'umore nero è invece l'umore gusto di Anna Maria Morelli, Tim Vision e Fandango, Domenico Procacci, nel coprodurre un film sicuramente diverso, che è stato al Festival di Rotterdam, un festival molto importante, e da lì ha avuto un trampolino, un impatto di un certo tipo, e sicuramente c'è un tono che è raro trovare nelle opere prime italiane. Prego, la mia Morelli. Sì, noi io e Domenico ci siamo innamorati praticamente di questa storia e di questa linea. Ed è un film che ha incontrato la prima istante, non solo il nostro entusiasmo, ma quando poi è andato messo al pubblico, con l'entusiasmo di chiunque lo guardasse, sia italiani che stranieri. E noi come Tivision siamo molto orgogliosi di aver contribuito a produrre questo film, di un esordiente così di talento, seconda generazione italiano, che affronta, come ho detto anche ieri, dei temi che sono anche veri, come diciamo il rapporto tra le differenti culture, in una realtà multiculturale, un tema molto serio, ma trattato con spensieratezza, leggerezza, come detto un genere che poi è una commedia sentimentale. Per noi si tratta di continuare un lavoro lungo, iniziato ormai tanti anni fa, cioè di lavorare quando è possibile sulle opere prime, su registi della loro prima esperienza, o spesso anche attori all'inizio di una carriera. E questo sono molto convinto, perché spesso l'opera prima di un regista coincide con l'opera prima di una sua produzione, magari nasce proprio per fare quel film, e va benissimo, assolutamente molto bene, e ci sono dei bellissimi film. Infatti così penso però che invece sia giusto che anche società di produzione che magari hanno un po' di anni alle spalle continuino a lavorare sulle opere prime. Il fatto che si faccia poco è perché in verità produrre un film piccolo o uno invece molto più grande, insomma, la fatica è più o meno la stessa, le difficoltà sono più o meno le stesse, poi va un po' in proporzione, quindi si tende a un certo punto a privilegiare progetti più importanti, più grandi, e invece no, penso sia necessario, cioè, cercare di dare qualcosa a chi è all'esordio, insomma, avendone vissuti un po' in precedenza. Quindi quando Emanuele Scaringi, che è una
che lavora con noi all'interno di Fandango da molti anni, e lui la prima persona che mi ha parlato di Fahim, è stato il primo a farmi vedere quella trasmissione di Nemo di cui parlava prima Fahim. Poi con le persone che lavorano con me, soprattutto lavoro con Luce, in cui condivido poi le scelte del produttivo, siamo andati avanti, abbiamo deciso di partire, di sviluppare il progetto. Devo dire la verità, è stato molto anche rapido il processo. Con Vanessa vi conoscevate già, siete stati molto veloci nella scrittura, la Maria Morelli più o meno in 4 minuti ha deciso di fare questo film insieme a noi. Quindi, insomma,